Si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto sulla legalità in uno stato di abbandono, che avrà inizio questa settimana tra Bologna ed Imola con la partecipazione straordinaria di Giuseppe Costanza, autista del magistrato Giovanni Falcone e superstite della strage di Capaci. È un progetto rivolto innanzitutto alle nuove generazioni, coinvolgerà più di 600 studenti e si chiama In uno stato di abbandono. Perché grazie all'assessore Nadia Monti, cioè che ci ha messo in contatto con Giuseppe Costanza, che è superstite della strage di Capaci e autista personale di Giovanni Falcone, i ragazzi avranno l'opportunità di attingere dalla sua testimonianza diretta. Da questo incontro nasceranno due laboratori, uno di drammaturgia e uno teatrale, dove i ragazzi scriveranno dei testi che loro stessi andranno a interpretare, cioè i testi che loro scrivono saranno poi il copione dello spettacolo finale che, coinvolgendo le quattro scuole, debutterà all'Arena del Sole nella rassegna delle scuole il 24 maggio del 2016, quindi 24 anni dopo, un giorno dopo la strage di Capaci, che invece è il 23 di maggio. Ora, questo percorso è stato fatto in collaborazione con diversi soggetti istituzionali e in partner, con partnership anche private, e l'obiettivo è proprio quello di rafforzare la cittadinanza attiva dei giovani, renderli protagonisti, e sicuramente lo strumento del teatro, della messa in scena di opere che sono drammaturgie di fatto reali, vite vissute, che hanno vissuto i nostri eroi, e le testimonianze di coloro che hanno sopravvissuto a queste stragi sono un incontro reale, molto vero, molto partecipato da parte dei ragazzi, che teniamo appunto sempre a coinvolgere, soprattutto quando parliamo di legalità. Riuscire a sensibilizzare i ragazzi in questo senso fin da giovani è una cosa fondamentale per creare un domani, un futuro in cui siano cittadini attivi e si rendano comunque partecipi di una comunità in cui ci sia una solidarietà reciproca e nessuno si trovi mai in uno stato di abbandono, come invece è successo a Giuseppe Costanza. È soprattutto importante trasmettere a questi ragazzi le varie vicende, le varie realtà che si sono succedute dal periodo 84-92 e dopo il 92, che è stato secondo me il peggiore, perché fino al 92, che non era successo nulla, si viveva una vita di apprensione, tensione, paure, ma affrontandole. Dopo il 92 invece ci siamo ritrovati con un intervento allora del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Sembrava che il mondo era tutto mio, perché in quel momento fanno apparire chissà cosa, ma passato quel frangente si passa nel dimenticatoio, non si ha più niente. Io sono stato insignito dalla medaglia d'oro al valor civile per i fatti successi. Per me è stato un grande orgoglio, ma si è rivelata una patacca, perché poi se uno è onorato di questa onorificenza e non seguono i fatti, perché lì dove avvengono le varie manifestazioni non ci sei, non viene cercato, e la mortificazione maggiore è quella che i miei nipoti mi dicono: ma nonno, ma tu dov'eri? Ma perché lì non ci sei? Io questa domanda la vorrei rivolgere al Presidente della Repubblica. Quale risposta posso dare ai miei nipoti quando le istituzioni non mi fanno presente? Questo è quello che mi dispiace moltissimo.